5 accordi operativi arrivati all'amministrazione, 4 sono stati bocciati dal CUAV, e quindi comune, provincia e regione, 1 è stato approvato in consiglio comunale. Stiamo parlando dell'area ex Camuzzi, quindi di rigenerazione urbana di un'area industriale dismessa. Cosa c'è in quest'area oggi? Invito tutti a farci un giro, stiamo parlando dell'area tra Via Rigolli e Corso Europa. C'erano, fino a poco tempo fa, più di 4.000 metri lineari di tubi, perché lì c'era appunto la Camuzzi e quindi c'era il gas. C'erano ovviamente delle bombole che sono state sistemate, sono state tolte da un punto di vista ambientale. Ci sono 6 capannoni esistenti in cemento armato e muratura, coperture in cemento e amianto, del pavimento industriale e una distesa di arbusti infestanti. Tutto questo ovviamente all'interno del piano verrà bonificato. Qual è la proposta di sviluppo di questa area? Stiamo parlando di un'unica proprietà che farà questo intervento e che all'interno vede alcune caratteristiche che a qualcuno non piacciono, come ad esempio il tema di 5.000 metri di commerciale, ma all'interno ci saranno anche 8.927 metri quadrati di residenza, di cui 1.785 di ERS, cioè alloggi di residenza sociale. Tutta la residenza avrà i parcheggi nel piano interrato. Ci sono dei numeri importanti, cioè 8.600 metri quadri di parcheggio pubblico che sarà tutto drenante. Tutti gli interventi verranno fatti per mantenere il 57% di 63.000 metri, questa è più o meno la cifra dell'area, il 57% sarà permeabile. Ci sarà poi un parco urbano, e questa è una cosa molto bella, di 16.000 metri quadrati, all'interno del quale ci sarà anche un'area per i bambini, un parco giochi inclusivo. Terziario, quindi parliamo di uffici dove potranno esserci un centro di riabilitazione o comunque degli studi medici, oppure la parrucchiera. Parliamo di circa 5.000 metri di terziario. Quali sono i benefici per la collettività? Allora, innanzitutto, lasciarlo così significa lasciare un'area totalmente degradata, con l'amianto, con i capannoni. Invece, sistemarlo significa dare vita ad un nuovo quartiere della città che avrà un mix funzionale di commercio, terziario, residenziale e un grande parco, con una cura ambientale molto importante che non abbiamo mai avuto nell'edificare delle zone della città qui a Piacenza. Ci sarà un contributo di oneri per il comune di Piacenza di 1.282.000 euro che andranno ad essere utilizzati per fare altre infrastrutture comunali. Poi c'è una parte, diciamo, di compensazione ambientale come intervento, che è la realizzazione di un bosco in un altro luogo della città da 6.400 metri, che vedrà piantumati 1.100 nuovi alberi all'interno di questo bosco. Fonti energetiche rinnovabili, stiamo parlando di fotovoltaico, si arriverà ad avere 599 kW di pannelli fotovoltaici in copertura. C'è un tema di sicurezza idraulica e quindi sotto alla parte del commerciale saranno realizzate delle vasche di laminazione. Ci sarà il tema del risparmio idrico e quindi la realizzazione di sistemi di stoccaggio dell'acqua per essere riutilizzata per innaffiare il verde pubblico e un contributo di 122.000 euro per opere all'interno del centro storico. Tutto questo, che è un'operazione da più di 30 milioni di euro che arrivano sulla nostra città, messo sul piatto, dal nostro punto di vista, non fa altro che dirci che è un buon intervento, che ha un interesse pubblico, perché tutte le cose ambientali di cui vi ho parlato, a fronte di un'area industriale dismessa come è oggi, e davvero vi invito ad andare a vederla, è un fatto positivo. Qual era l'alternativa? Lasciarla esattamente così com'è. Io ringrazio l'assessore Adriana Fantini perché ha davvero lavorato nel modo migliore per portare il risultato migliore da un punto di vista ambientale per la nostra città.